Mi presento in questo strano modo, come quella verità prevista sempre dalla fede che avrebbe salvato l'uomo alla fine della fiera. Ebbene, questo io l'ho già comunicato a tutti i paesi del mondo lo scorso anno, ma ora lo annuncio a tutti quanti voi. Vedete, un atomo, il più semplice possibile, quello dell'idrogeno, è una particella che percorre un'orbita. Però quando lo si fotografa si vede con una sfera, perché questa è una realtà che simultaneamente gira in questo modo a velocità grandissima e facendolo polarizza i due poli nord e sud di un asse di rotazione. Nel nostro spazio quest'asse è diretto in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi immaginate l'idrogeno come una serie di queste sfere di rotazione che hanno tutti gli assi scoordinati e noi cerchiamo di farle compenetrare una nell'altra. Chiaramente non ci riusciamo grazie a questa rotazione, ma dobbiamo bloccarla in modo relativo e possiamo farlo ricorrendo al campo magnetico. Se noi creiamo un potentissimo campo magnetico nord-sud, costringiamo tutti questi cerchi in rotazione a orientarsi nello stesso verso della linea del flusso del nostro campo magnetico. A questo punto due di questi, uno sull'altro, sono relativamente fermi tra loro. Ora, vedendoli nella sezione, quando in un caso ogni 360 legati ai gradi, due sono uno sull'altro e a causa di una conveniente pressione sbattono tra di loro, vincono il minimo spessore, diciamo così, che esiste e possono sormontarsi. Quando si sormontano, le due particelle elettrone vengono a contatto tra di loro e si respingono, non potendo però alterare il verso del loro piano. Così facendo si dispongono, diciamo, tra di loro in modo perpendicolare, in modo che c'è una rotazione in senso frontale e una nel senso longitudinale, trasversale. Sono le due rotazioni che esistono nella particella, nell'atomo che si chiama elio. In tal modo, avendo la giusta pressione e il giusto campo magnetico, è possibile ottenere la fusione atomica per impulsi. Insomma, è il sistema esattamente speculare al motore a scoppio. Mentre la scintilla elettrica produce scissione nel motore a scoppio, la scintilla magnetica produce il fenomeno inverso della compressione, della compenetrazione, e di due atomi di deuterio se ne forma uno solo, mentre tutto lo spazio risparmiato viene erogato come pura energia. È insomma come due sposi che prima abitano ciascuno nella sua casa e trovano conveniente mettersi a vivere in una casa sola e ciò facendo si ritrovano ad avere un capitale economico di una delle due case che è possibile vendere perché a questo punto gliene basta una sola. I fisici non credono in questa possibilità perché dicono: sarebbe vero se veramente l'elettrone ruotasse, ma non si tratta di un'orbita ma di un orbitale, perché nella
diciamo, circonferenza che l'elettrone dovrebbe seguire si presenta in punti particolari senza seguire un ordine. Di conseguenza, anche due piani sovrapposti che fossero nella stessa fase non si ritroveranno, come dici tu, ad avere l'elettrone che si tocca, perché gli elettroni si ritrovano a caso sfasati sempre tra di loro e di conseguenza questo movimento così non può mai avvenire. Ma i fisici dimenticano che quando noi con l'aspetto atomico vogliamo scoprire l'aspetto atomico, non possiamo avere dei movimenti relativi. Se tutto sta cadendo da un grattacielo, io con la penna che ho nel taschino posso mettermi la penna che ho nel taschino davanti al naso e cadrà insieme a me, non vedrò cadere la penna più veloce di me se siamo entrambi in caduta. Di conseguenza un elettrone non può vedere la velocità di un altro elettrone. Si verifica proprio come si verifica sulle navette spaziali, in cui tutto cade continuamente e così facendo, invece di andare via per la tangente, ogni navetta è costretta a orbitare attorno alla Terra, in cui se io lascio la penna davanti al mio naso, questa comincia ad assumere posizioni casuali, se ne va da tutte le parti nella navetta a caso. Noi vediamo la casualità nel moto dell'elettrone e lo giudichiamo orbitale e non orbita perché stiamo ricorrendo proprio al mondo atomico che si muove grazie al moto delle particelle per vedere il moto delle particelle. Non possiamo ottenerlo. Tutto è indeterminato. Se per determinare una velocità relativa noi dobbiamo ricorrere alla stessa velocità.